Io comincio la mia esperienza in questo settore a metà degli anni 70, del 1970 naturalmente. Alla fine del servizio militare intraprendo questa attività come monoveicolare, cosiddetto padroncino, con cui giro l'Europa in lungo e in largo per circa 10 anni. Successivamente, a metà anni 80, fondo con altri due miei fratelli questa società, tutt'oggi Fratelli di Segna SRL, con cui cominciamo a intraprendere in modo particolare il mercato internazionale del nord Europa più Gran Bretagna, sviluppando un parco veicolare in modo consistente e lineare fino agli anni 2000. Dopodiché, con l'ingresso in azienda dei miei figli, tutti e tre, due figli e una figlia in azienda, che portano ulteriore sviluppo all'azienda, intraprendendo altri settori merceologici e tratte, e cominciando con l'intermodale prima marittimo e successivamente ferroviario, fino a, diciamo, all'attuale, abbiamo una struttura che conta circa 250 collaboratori diretti, più un altro centinaio di esterni, per un volume importante che quest'anno raggiungerà i 70 milioni di euro di fatturato, con 800 semirimorchi a disposizione, in gran parte destinati all'intermodalità, che noi crediamo e puntiamo che sia il futuro del trasporto sostenibile. E nel settore del trasporto a temperatura controllata, pure negli ultimi anni abbiamo fatto il nostro ingresso in questo settore in punta di piedi, ma stiamo raggiungendo anche in quel settore obiettivi importanti. Ecco, quali sono le tipologie di trasporto o le aree, diciamo, merceologiche su cui siete maggiormente competitivi? Diciamo che spaziamo in tutti i settori, dall'industriale alle materie prime, al prodotto finito, al prodotto alimentare sia fresco che congelato. Non abbiamo limiti al settore farmaceutico. Diciamo che non ci poniamo limiti al nostro essere trasportatori e alle nostre destinazioni. Spaziamo tutta Europa. Sia stradale che combinato, a cui comunque è il settore che preferiamo operare, il combinato, su strada rotaia e mare strada. Diciamo che il Veneto senz'altro ha una forte vocazione trasportistica legata a quello che sono la vocazione del territorio, delle industrie presenti nel territorio, ovvero all'internazionalizzazione, alla presenza nei mercati esteri e all'export, che è sicuramente trainante ancor più che nel panorama italiano per il territorio e per le aziende venete. Certamente la nostra azienda si inserisce in questo contesto sia per ragioni appunto storiche, è un'azienda familiare che ha le proprie radici in quelle che sono appunto le terre d'origine dei miei nonni, del mio nonno paterno, e che di conseguenza ha generato un contatto con il territorio per quello che riguarda la clientela, perché da qui nei primi anni
e originariamente da qui partivano i nostri mezzi, i mezzi condotti da mio nonno, dai miei zii, per raggiungere i mercati europei e il mercato del centro-sud Italia, che sono state in fase iniziale i mercati di riferimento dell'azienda. Azienda ha appunto un focus su quello che è la sostenibilità del trasporto e della logistica. Da anni si sono avviati investimenti in questa direzione, cercando di portare la flotta al 100% con dei semirimorchi intermodali che possono essere caricati nei vagoni ferroviari e andare a eliminare tratte stradali che sono, diciamo, un punto a sfavore per l'emissione della CO2. Contestualmente comunque disponiamo di una flotta di trattori esclusivamente in Euro 6. Nell'ultimo anno sono entrati a far parte nella nostra flotta anche dei trattori bio LNG che concorrono a ridurre notevolmente l'impatto di emissioni nocive. Un'attenzione comunque forte al risparmio di carburante, qualsiasi esso sia, formando appunto il personale viaggiante ad una guida economica ed ecologica, utilizzando lubrificanti e carburanti di nuova generazione per ridurre quello che è il consumo e, non per ultimo, i pneumatici a bassa resistenza e rotolamento, che vanno a incidere un po' per ogni punto per una riduzione massima della CO2. Da un punto di vista delle innovazioni tecnologiche, a quale nuovo carburante state guardando più interesse per poter sviluppare nei prossimi anni, in questa fase anche di transizione ecologica e energetica, il vostro business? Allora, diciamo che ad oggi la soluzione, come dicevi, in una fase di transizione la si vede nel bio LNG e in un futuro prossimo potranno, spero, entrare a far parte della flotta anche dei veicoli full electric, in modo da eliminare totalmente quelle che sono le emissioni di CO2 durante il trasporto e il trasferimento del trailer. Thank you.
pur essendo nata con questa ragione sociale oltre 35 anni fa, questa azienda, e quindi nei primi anni in ambito strettamente camionistico, la forte evoluzione si è avuta a partire dai primi anni 2000, quando abbiamo sposato il sistema della multimodalità, inizialmente con le tratte marittime verso la penisola ellenica, il mercato greco principalmente, e poi nel corso degli ultimi anni anche attraverso l'impiego dei nostri mezzi su tratte ferroviarie verso il centro e nord Europa. Operiamo infatti oggi con una flotta di circa 800 unità di carico, quasi integralmente adeguate al trasporto intermodale marittimo e ferroviario, sia per trasporto secco, diciamo, di merci industriali, sia trasporti a temperatura controllata, e effettivamente è centrale in quelle che sono le nostre strategie, in quella che è stata la nostra crescita negli anni, e in particolar modo di quella che è stata la risposta che la nostra azienda ha dato ad un momento particolare della storia del nostro paese ed in generale dell'economia europea, come quella dell'anno scorso, e consolidando appunto la nostra presenza nei mercati centro-europei, centro-nord-europei, e allineandoci sempre più ad un impiego di canali multimodali per lo svolgimento dei servizi, siamo arrivati oggi a percorrere gran parte delle nostre tratte su mezzi di trasporto appunto intermodali. Abbiamo effettuato quest'anno, nei primi 10 mesi, circa 28.000 spedizioni tra marittime e ferroviarie, che collegano appunto i mercati del nord Italia e della Grecia verso i paesi del centro nord Europa, quindi Germania, Benelux, UK e nord Francia. Segna Logistics ha deciso di aderire ad Alice come socio effettivo per essere parte attiva di un progetto focalizzato sulla sostenibilità e sulla riduzione di CO2, continuando a dare attenzione all'ambiente, che è da sempre una priorità aziendale per garantire un futuro più green a noi e alle nuove generazioni. L'intenzione e la volontà di raggiungere degli obiettivi sempre più ambiziosi in un contesto europeo spinge la proprietà ogni giorno a investire sempre più sulla sostenibilità ambientale. In che termini, in che modo? Andando a sviluppare prima di tutto il network intermodale di Dissegna Logistics, efficientando le tratte stradali e andando a implementare sempre più strumenti innovativi e tecnologie all'avanguardia. Siamo convinti, siamo certi che il trasporto possa e debba essere una delle fonti con cui costruire un domani migliore. Se è vero che l'unione fa la forza, Dissegna Logistics, assieme alle 1700 realtà appartenenti ad Alice, continuerà a percorrere le strade nazionali e europee con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento della neutralità climatica in Europa entro il 2050, ovvero il tanto atteso e ancor più sfidante Green New Deal.
radici, diciamo, familiari sono fondamentali per mantenere la misura umana nella gestione dell'azienda che cerchiamo di portare a 360 gradi nel nostro operato. Infatti comunque siamo presenti in vari paesi europei e questa multipresenza ci permette di essere fiduciosi, di poter intercettare quelli che sono i trend di crescita e di sviluppo della logistica del settore in Europa e guidati da quelli che sono oggi dei mega trend legati alla sostenibilità tanto ambientale quanto soprattutto sociale ed economica di un business molto impegnativo quale è quello del trasporto e della logistica. Senz'altro la sostenibilità ambientale è quella che nel più recente passato ha guidato le strategie di crescita e che sta vedendo in quest'anno in particolar modo raggiungere il pieno degli effetti della conversione della nostra flotta di trailer a mezzi adeguati al trasporto intermodale e con l'ingresso dei primi mezzi a bio-LNG e un piano di entrata in servizio nel medio periodo di mezzi elettrici oltre a un ulteriore impiego di mezzi a bio-LNG di andare ad avere un impatto positivo in quello che è il contesto, diciamo, ambientale in particolar modo del nord Italia che è uno dei purtroppo delle aree più inquinate d'Europa e in cui è necessario che le aziende abbiano insieme, perché un altro dei temi è senz'altro la collaborazione, insieme per arrivare ad un futuro migliore.